Questa è la macchina che coniuga un acceleratore di carbone, quindi eroga sostanzialmente radiazione ad alta energia, e invece con un robot a tutti gli effetti in grado, in questo caso c'è una dimostrazione in corso, in grado di assumere diverse posizioni e irradiare precisamente con una precisione millimetrica la cosa realmente innovativa è avere a disposizione due tubi a radiogeni che, mentre la macchina al limite ogni 5 secondi erogano delle radiazioni e permettono di acquisire delle posizioni istantanee qualora ci fossero dei movimenti del target durante l'erogazione. Quindi questa è la reale innovazione, è quella di poter tracciare la posizione nel tempo del target. Questo consente di avere delle precisioni altissime. È nata per applicazioni encefaliche, infatti la dimostrazione facciamo su quella, soprattutto su tumori molto piccoli che quindi devono essere irradiati a dosi molto alte in maniera molto precisa, poi si espansa a livello della colonna e adesso ha varie applicazioni anche nel corpo, per esempio tumore della prostata, eccetera. Attivamente per le polmonari, anche per le patologie. E respiratorio, perfetto. Infatti ha delle applicazioni ogni giorno in nicchia anche per il tumore polmonare e dà dei risultati analoghi o sovrapponibili a quelli della chirurgia, per quello che viene chiamato. Ovviamente tipicamente si fanno dalle 3 alle 5 applicazioni, ma anche un seguito singolo, quindi anche dal punto di vista del carico, come dire, logistico, per il che la operano sono due tecnici di radiologia, poi c'è un'equipe di fisici e di medici. I tecnici durante l'intervento sono in sala, poi posizionano il paziente, poi il medico si va di fuori il paziente. Però è una macchina che una volta impostata fa sostanzialmente dove quello che uno deve fare è verificare che tutto si svolga correttamente e se ci fossero degli spostamenti anomali ovviamente non deve intervenire. Scusi, la terapia prevede più lo stesso paziente come ora può essere metodologia come la radioterapia, ok? L'intervento che si fa una volta o si è necessario fare molte meno volte della radioterapia, può essere una volta e invece di 6 si riduce massimo di 7-8 applicazioni. Poi ci sono pazienti che per quelli fanno 35 applicazioni, si passa da 35 per la prossima abbiamo un protocollo in 3 applicazioni, quindi in 3 applicazioni si fa quello che normalmente veniva fatto in 35-40, come diceva prima. Quindi questo è importante, cioè non solo una maggiore precisione ma anche una riduzione. Esattamente, perché essere più precisi significa erogare dosi più alte per ogni singola seduta e quindi questo permette di accorciare come minimo il seduto perché uno dà delle dosi ovviamente più grosse. Dove sono applicato? È nato proprio dall'idea della coniugazione del braccio robotico con il viene esattamente. Perché la macchina è la prima maschera ultima, è l'esatto posto. Io lo ricordo, siamo venuti appena un anno fa. Rimane sempre una macchina di nicchia, anche quella è il top della gamma. Sì, esatto. Hanno delle applicazioni diverse. Questa è per malattie molto più piccole, molto più localizzate, soprattutto tracciare, per avere la più posizione per fare. Ha la possibilità di avere tutte quasi posizioni da cui andrà a guardare. Le dico, qui l'ospedale ha avuto lo scorso anno una struttura di riconoscimento europeo delle eccellenze europee e negli ultimi 3 anni abbiamo fatto qui tutti i blocchi operatori, l'acquisto di queste nuove macchine un anno fa, e questo è un altro step per collocarlo sempre di più su questo livello di eccellenza ed è l'unica struttura in una struttura pubblica italiana.
l'unica è la l'unica macchina non è una cosa di altra possibilità di un intervento immaginabile qualche tempo addietro. Mi scusi, qual è la vostra valutazione per decidere che un paziente con una patologia X viene trattato con questo macchinario rispetto a è la fattibilità di un trattamento di questo tipo, che quindi implica certe localizzazioni, certe dimensioni di malattia, certe come dire anche caratteristiche del paziente, e quindi la cosa importante rispetto alle macchine tradizionali è proprio perché ha bisogno di vedere. È altrettanto vero che deve tracciare un qualcosa di radiofarmaco, e quindi questo può essere un osso, allora è facilmente visibile, ma per esempio il fatto di prostata, quindi di tessuti molli che normalmente le radiazioni non si vedono, dobbiamo far preliminarmente impiantare dei marker opachi, e quindi c'è anche la fattibilità della tracciabilità, che è un prerequisito fondamentale senza il quale non si può proprio, come dire, applicare la macchina. E questa applicazione è il punto di arrivo di un percorso, un nuovo inizio della macchina che gira intorno al paziente, non più il paziente che si deve posizionare la macchina, che questo anche per il futuro è veramente la questione non solo della precisione, ma anche della macchina che gira intorno al paziente. Quelli sono dei collimatori, quindi la macchina può disporre, esce un fascio di radiazione, uno deve collimare per farlo diventare di una certa forma, quelli sono collimatori statici fissi, che quindi hanno un diametro fisso per un determinato trattamento, oppure la macchina come un otturatore, come quello delle macchine fotografiche che si apre e si chiude, oppure ancora questa che è l'ultima versione, ha un collimatore multilamellare, cioè sono delle lamelle che escono e sagomano il fascio di radiazione che diciamo di fare. E questo ha permesso anche di irradiare dei volumi molto più ampi, perché evidentemente se uno deve irradiare una prostata con un calibro a pochi millimetri, i trattamenti duravano fino a delle ore. Oggigiorno con un collimatore molto più grosso riusciamo a erogare dei trattamenti 20-25 ore. E qui i pazienti sono già trattati, abbiamo già cominciato. Ci siamo già operativi. Non è che spogliamo tutti perché ci accusano di fare inaugurazione finta. No, mi passo un'altra applicazione. Grazie. 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 Graz